Ragazzi, scusate se non ho fatto il video prima, ok? Perché stavo facendo le prove e quindi io riprovo a commentare la partita perché sono stato impegnato. Perché avuto un contrattempo. E quindi non ho potuto registrare, ok? Quindi riprovo a commentare la partita, quello che è successo, ok? Perché al primo tempo noi siamo stati inguardabili, dove abbiamo concesso il primo gol contro un avversario tosto, ok? Perché l'Atalanta è stata brava a leggere la partita a primo tempo, ok? Perché Szczęsny è inguardabile. Prima cosa, ok? E la seconda cosa, io ricevo alcune critiche al centrocampo perché noi siamo scarsi. Ok? Però l'unica azione che abbiamo fatto gol perché la potevamo fare una. Perché potevamo fare una cosa in più, ok? E abbiamo creato, certo. Però io me la sono vista in diretta sul telefono, ok? E quindi ho cominciato ad esultare fino a 2-1 con le reti di Szczęsny non lo so, andiamo a vedere, va bene? Ah, con Cambiasso abbiamo segnato e poi con Arkadiusz Milik, ok? Perché sono stati bravi nella partita, nel secondo tempo, dove eravamo spenti. Ok? E qua mi soffermo. E quindi l'Atalanta ci ha riprovato a schiacciarci perché abbiamo fatto una poca cosa nel secondo tempo in tutti. Nei 45 minuti, fino ai 90 minuti in gioco, ok? E quindi 4 minuti di recupero, ma ci facciamo prendere un mezzo tiro due reti sulla dea, ok? Perché il primo è Coppa di Szczęsny. Ok, e secondo è Coppa di Locatelli che ha fatto schifo. Ok, ha fatto schifo. Ha fatto schifo. Ok, io con lui me la devo prendere, non con i Miretti o qualcun altro, perché McKennie ha fatto una buona partita, secondo me, mettendo l'assist. Prima a Cambiasso e poi a Milik, ok? Quindi questa è la partita che abbiamo commentato finora. Quindi 4 minuti di recupero e poi quelli ci hanno fatti 2-2, ok? E finisce in parità. Comunque va bene, ok?
Ma è possibile che non riusciamo a fare i 3 punti con l'Atalanta? Ma è possibile, dico io. Allegri, datti una svegliata. Allegri mio, cosa fai? Quindi questo devi capire, caro Max. Tu non concretizzi. Non concretizziamo sotto porta così. Non concretizziamo sotto porta. Perché lì dobbiamo segnare. Ste palle. Ok? Se mi arrabbio perché hanno fatto una partita indegna, i ragazzi, indegna. Cioè, io non me la posso prendere con l'allenatore qua, perché è così, ok? E che si scaglia contro l'allenatore, è un pagliaccio. È un pagliaccio che si scaglia contro l'allenatore. Ok? Perché ho sentito le parole di Ciccio Graziani, perché ha detto che Allegri rimarrà sulla panchina della Juventus. Quando non mettete questo, capre! Prima voi, cari sono tifosi, ok? Prima voi! Io non sono uno quello che giudica l'allenatore. Sì, non faccio la critica. Perché non mi metti? Non c'è, ok? Non mi metti a non c'è. Quindi questo, ma mettilo a non c'è. Mettilo! Lo devi mettere, caro Max, ok? Io l'ho detto dopo di Genoa Juve questa cosa, perché mi fa letteralmente schifo vedere questa squadra così. Mi fa letteralmente schifo, ok? E poi ce la mettono su parlare a tour, poi ce la mettono. Voi non siete normali. Non siete normali. Cambiate sport. Ok, io non dico agli Juventini, ok? Ma sono proprio i pseudo tifosi di merda. Di merda. Quei che infangano l'allenatore perché si gira intorno ad Allegri, ok? Sì, è vero. Può succedere il pareggio, però così non andiamo da nessuna parte, ok? Perché stiamo a meno 17, ok? Stiamo a meno 17 sull'Inter. Perché quelli là stanno vincendo un campionato di cartone di prescrittessi, perché io ce l'ho con loro. Sì, è così, ok? Perché il Milan ha vinto solo a culo, a culo. Purioi ha vinto a culo, caro milanista, perché non dici? Ecco cosa siete voi, balenghi di merda siete dei balenghi, ok? Questo siete voi, questo. Sti quattro ignoranti. La prossima perdita, caro milanista, perdila. Che non ce la facciamo più, questo contro di noi. Cerca di perdere la prossima volta. E poi tu, caro interista, la devi finire di vincere. Basta!
Basta. Ok. Questo è il mio sfogo. Perché lo scudetto lo state vincendo voi. Ok? Io ve l'ho detto dopo di Lazio Inter questa cosa. Ok? Questo è. Vi farò di tutto per vincere la seconda stella. E a me questo non mi sta bene, anzi me ne frego. Me ne frego. Quindi chiedo questo omicidio, se no finisce male, ok? Quindi mi raccomando, perché sono stati bravi. Io in coppa, a centrocampo, soprattutto a Locatelli che mi ha sbagliato i passaggi, ok? A Mirettino lo posso criticare perché è stato bravo. Cambia, si è fatto quello che poteva e quindi l'ha sostituito, ok? Ma di chi sa? E di chi sa segnare? Ok? Ma fallo scadere! Fallo scadere il gol, caro Federico, ok? Tu le devi vincere queste partite, le devi vincere! Ok? Questo è. Non mi prendo veleno, se no finisce male. Ok? Quindi mi raccomando, perché da domenica prossima io voglio vincere contro il Genoa, voglio vincere. Ok? Perché l'ho tifato per la Juventus. I tifosi. Ok? Quindi questo è. Non cambiate ragionamento, che siete imbecilli siete. Quindi fate un'iscrizione su questo canale e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, ok? Like e commenti soprattutto. Va bene? E poi abbonatevi per tanti vantaggi sul mio canale. Quindi questo è. E che si schiera contro l'allenatore e lo pagliaccio di merda. Ciao.